Come va? Sì, stavo completando la scheda di un paziente. Da tanto tempo, che non ci vediamo. Dove sei stato? Siamo sempre qua, invece, a curare i nostri pazienti. Dimmi qual è il problema. Quando deglutisci ti fa male la gola. Ok, ti senti accaldato. Hai manifestato febbre? Posso controllarti? Voglio vedere i linfonodi come stanno. Qui ti sento un po' gonfio. Gentilmente adesso devi aprire la bocca. Devi aprire la bocca così. Ah, più aperta che puoi. Ecco perché sei venuto qui, Non riuscivo a guarire da solo, non vieni mai dal medico. Visto che qua adesso non stai tossendo. Allora dovrei prendere uno sciroppo per la tosse anche.
tosse secca, quindi non hai tosse grassa, solo tosse secca. Io ho notato che hai la lingua molto bianca. Assolutamente febbre. Si guarda, non hai febbre. 35,9. Un'ottima temperatura. Allora, ti stavo dicendo, ti prescriverò. La lingua troppo bianca. Già che ci sei, correggi un po' l'alimentazione, anche se comunque il mal di colonna è che viene per quello, però ho notato che hai la lingua un po' bianca. A parte questo, in questo periodo, visto che da tanto che non ci vediamo, che non vieni in ambulatorio, hai manifestato altri disturbi. Ah, la vista. Ok, da quanto segui un po' la luce. Ok. Non credo sia nulla di grave, però vai dall'oculista per un controllo più accurato. Allora, non hai bisogno di prendere nulla. Ti consiglio una Tachiflu bella calda la sera. Siamo in tanti che lo diciamo. Anche la tua mamma, ok? No, non c'è bisogno che tu prenda tachipirina. Se vedi che aumenta la febbre, prendi la tachipirina da 1000. Poi lo sciroppo, quello per tosse secca, ti sto prescrivendo. Io poi invierò la stampa di là. La mia segretaria ti darà la ricetta. Questo è adattissimo per il problema che tu hai, vedi il liquido al suo interno, è di questo colore, rinfresca, toglie l'infiammo, devi fare proprio qualche spruzzo, se vuoi proviamo adesso insieme. È proprio qualche spruzzo, guarda, questo qui, vuoi provare? È nuovo, non l'ha toccato nessuno, sono un medico.
Non ti preoccupare, non ti preoccupare se finora non si è manifestata la febbre, non credo che salirà la temperatura. Beh, allora, arrivederci. Alla prossima visita.